Bentrovati con qualcuno, con diversi ben ritrovati. Ci siamo lasciati l'altro giorno e poi ci rivedremo molto presto. Siamo alla seconda tappa. E le parole sono ancora un po' le stesse, nel senso benvenuti e grazie. L'ho già detto l'altra volta, quindi mi fermo rispetto a e partiamo pronti, vigili. Dopo vi presentiamo anche il relatore. Il secolo scorso, quando facevo parte dell'ufficio centrale dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, ACR, insieme ai responsabili di allora, abbiamo cercato in tanti modi di tenere viva l'attenzione sul dramma che si stava consumando a pochi chilometri da noi, a Sarajevo, in Bosnia, in una guerra terribile e assurda, tragica e dimenticata. Abbiamo promosso diverse iniziative, non ultima nel gennaio 1994, durante il mese della pace, la raccolta di cartoline per assegnare il Nobel per la pace ai bambini di Sarajevo. In centro nazionale arrivarono in poche settimane oltre 134.000 cartoline, a conferma, se ce ne fosse stato bisogno, che dovevamo continuare a guardare con amore e compassione al di là del mare Adriatico. E così, quando il 26 novembre dello stesso 1994, in aula Paolo VI, ebbe luogo il concistoro per la creazione di 30 nuovi cardinali, fra cui Vinko Pulic, arcivescovo di Sarajevo, io e Maria Grazia Tibaldi andammo. Non solo, ma il pomeriggio ci avventurammo anche nei sacri palazzi per le cosiddette visite di calore. Arrivati a salutare il neocardinal Pulic, saluto veloce in realtà, anche perché il cardinale non parlava italiano, abbiamo notato poco lontano un giovane vescovo che abbiamo scoperto essere l'ausiliare di Sarajevo, il cui nome è Pero Sudar, e che parlava un italiano, e parla, corretto e fluente. Un po' in disparte ci siamo fermati a parlare con lui. Noi abbiamo illustrato quello che come Azione Cattolica avevamo fatto e lui a un certo punto ci parla dell'apertura avvenuta pochi mesi prima da parte della Chiesa di una scuola che accoglieva tutti i bimbi e i ragazzi dei differenti popoli, religioni e confessioni presenti in Sarajevo. A me è sembrato da subito che quello fosse un segno dei tempi. Là dove tanti stavano combattendo per la divisione della Bosnia, là dove tanti cercavano di dimostrare che la convivenza fosse impossibile, la Chiesa apriva una scuola che ponesse in un evidente e concreto segno di amicizia, condivisione e fraternità. Vi prego di non dimenticare che nel novembre del 1994 Sarajevo stava vivendo il terzo inverno completamente assediata dai soldati serbi. Vi prego di non dimenticare che pochi giorni prima di quel nostro incontro, il 18 novembre del 1994, il piccolo Nermin Divovic, un bimbo di 7 anni e un mese, fu freddato da un cecchino colpito alla testa presso un blindato bianco con l'insegna dell'ONU.
abbiamo dato la disponibilità, come Azione Cattolica e ACR in particolare, a sostenere quel bellissimo progetto. E Monsignor Suda a un certo punto ci dice: perché non venite a Sarajevo a vedere con i vostri occhi? Detto e fatto, in effetti, il tempo di condividere la cosa in presidenza, di organizzare il viaggio tramite la Caritas croata, e un bel giorno di febbraio, credo fosse venerdì 24 del 1995, io e Maria Grazia siamo volati a Zagabria, da dove la mattina prestissimo di sabato 25 ci siamo imbarcati su un aereo bianco dell'ONU. Io non so se ho mai detto al mio amico vescovo Pero che quella mattina, in quell'hangar adibito a sala d'aspetto, ho avuto un autentico momento di paura. Io e Maria Grazia ci accorgemmo, infatti, che tutti gli altri che con noi dovevano viaggiare su quell'aereo avevano sia il giubbotto antiproiettile che il casco militare. Immaginando che ci fosse un punto di distribuzione, Maria Grazia ha chiesto a un militare norvegese del contingente ONU dove ci si doveva recare per prenderli. Lui l'ha guardata e le ha detto, in un buon inglese che io ho capito solo dopo la traduzione: se non ve li ha dati l'organizzazione che vi manda, noi qui non ne abbiamo. A quel punto ci siamo guardati e abbiamo concluso che se Monsignor Sudar non ci aveva detto di procurarceli, giubbotti antiproiettile ed elmetti non erano necessari. E da allora e fino al ritorno non ho più avuto paura. A Sarajevo, finalmente, in quella splendida città martoriata in cui i segni della guerra erano ancora evidentissimi, siamo stati presso la scuola, il Katoliki Školski Centar Sveti Josip, la scuola San Giuseppe. L'abbiamo vista funzionante, con tante classi, tanti alunni, tante alunne. Abbiamo visto il miracolo di una possibile convivenza nonostante i colpi di mortaio, gli spari dei cecchini, la fredda ferocia di chi voleva proclamare il contrario. Quei pochi giorni sono stati intensi, indimenticabili e mai dimenticati. Da quel momento in Azione Cattolica si sono sviluppate poi tante cose, tante iniziative, tanti legami a livello sia nazionale che diocesano, compresi i gemellaggi e compreso il gemellaggio della nostra diocesi con Garevaz, di cui ora vi parlerà Francesca. Io non credo di avere particolari meriti in tutto questo, se non quello di essermi fidato, insieme a Maria Grazia, in quell'ormai lontano 26 novembre del 94, della parola di un vescovo. Mi piace concludere sottolineando che la cosa veramente e profondamente importante è che in tutti questi anni è cresciuta l'amicizia, la fraternità e si sono stabilite delle relazioni autentiche. Per cui, se qualcuno ci domanderà: dov'è tuo fratello? Noi potremo rispondere senza esitazioni e senza timori: mio fratello è in Bosnia, è a Sarajevo, in quella splendida città le cui colline sono tornate a farle da corona. Quella meravigliosa città in cui, oltre 500 anni fa, si rifugiarono gli ebrei sefarditi, che, cacciati dalla Spagna cattolica, Sefarad appunto, si rifugiarono a Sarajevo perché la città profumava di bellezza ed emanava pace e amore. Grazie. Buonasera a tutti, io sono appunto Francesca, una dei tanti giovani di Parma che hanno avuto modo di conoscere la Bosnia in questi anni, grazie a un gemellaggio nato nel 2000 con la parrocchia di Garevaz, un gemellaggio appunto con la diocesi di Sarajevo, il cui coordinatore è Monsignor Pedro Sudar, qua presente. È un gemellaggio che è cambiato nel corso degli anni, nasce appunto nel 2000 ed è innanzitutto, diciamo, nei primi tempi,
un carattere un po' più di aiuto materiale, di invio di risorse per quello che è la ricostruzione di un paese distrutto, sia appunto a livello materiale che morale. Ed è di questa seconda parte che ci siamo occupati poi nel corso degli anni. Il fulcro del gemellaggio sono i viaggi di formazione che vengono proposti, diciamo, quasi tutti gli anni d'estate ai giovani. E sono viaggi in cui si cerca di curare più la parte relazionale con queste persone appunto non così tanto distanti da noi. Non sto poi ora a parlarvi di tutte le tappe del gemellaggio, sono un po' riassunte fuori negli allestimenti. Chi avrà voglia di conoscerci, siamo chiaramente disponibili a incontrarvi. Vorrei un attimo parlare di quello che significa il gemellaggio, meglio che penso possa significare facendo un po' di sintesi. Quello che ho notato, quello che abbiamo raccolto in questo periodo, io e i miei appunto amici del gruppo, sono un po' di testimonianze di questi anni, e chi è partito, chi è tornato e chi è ritornato in Bosnia parla di un senso di contraddizione di questo paese. Una Bosnia è contraddittoria in tanti aspetti, sia quotidiani, sia della normalità, sia appunto quelli che ha portato la guerra. Ma vorrei anche soffermarmi su quello che è il senso della contraddizione, cioè che cosa significa. È anche coesistenza di elementi distanti, opposti, però coesistenza non significa per forza contrasto, ma può essere anche convivenza, può avere questo significato, e distanti non significa per forza ostili, può significare diversi. Perciò se penso a una fotografia che vedete anche fuori di un campanile di fianco a un minareto, che forse ci viene un po', diciamo, non dico insegnato, però tramandato che è quasi una contraddizione, in realtà forse non la è. Forse dovremmo parlare di convivenza, di diversità. E questa contraddizione allora non è che deve essere risolta, ma forse deve essere compresa, deve essere riscoperta. In questo Monsignor Pero Sudar ci ha sempre aiutato, è un po' la nostra base sicura del nostro gemellaggio. È una persona che cerchiamo di incontrare tutti gli anni, perché base sicura proprio perché torniamo da lui e ripartiamo con una consapevolezza diversa, con tutte le difficoltà che porta comunque che comporta un gemellaggio. E così insomma continua un po' il nostro cammino. Anche oggi abbiamo avuto appuntamenti importanti, chiacchierate importanti su quello che sarà il futuro. E colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le persone, tutte le associazioni che ci hanno comunque accompagnato in questi anni. Mi viene in mente la Caritas, ma in realtà ci sono anche tante altre realtà che abbiamo conosciuto grazie a questo gemellaggio e che stiamo continuando comunque ad alimentare. Un'amicizia che cerchiamo di alimentare. E quindi grazie per questa sincera disponibilità. E siamo sempre molto contenti di raccontare e di ascoltare la Bosnia. Questa sera abbiamo un'altra bella occasione dove insomma cerchiamo di appunto trovare anche nuovi stimoli per questo faticoso ma bellissimo progetto di cura, perché un gemellaggio è un progetto di cura innanzitutto, e cerchiamo di portarlo avanti con quelli che sono due sentimenti che a questo punto non possiamo più definire contraddittori, cioè molto, molto, molta preoccupazione ma anche molto entusiasmo. Quindi grazie Monsignor Sudar per essere qui. Buonasera a tutti. Vi saluto di cuore e devo subito confidarvi che da tempo non ho parlato davanti a una sala piena così. E poi voglio rispondere all'amico Vito con il detto di Gesù: ama il tuo prossimo come te stesso. Io tanti viaggi da Zagabria a Sarajevo ho fatto senza giubbotto antiproiettile, senza il casco, allora non ho pensato di precurarlo a voi. Ringrazio cordialmente di Gruppo Bosnia, che bel nome,
e tutta l'Azione Cattolica di Parma per l'invito a prendere parte a questo incontro con cui avete voluto, tra l'altro, ricordare i 20 anni del gemellaggio con la nostra parrocchia di Garevaz. Saluto tutti voi che siete venuti a sostenere tanti giovani che hanno dato e stanno dando vita a una iniziativa molto bella e molto valida. In modo particolare saluto l'amico Vito, che dall'inizio è parte di questa bella storia. La mia presenza stasera vuole essere una espressione di profonda stima e gratitudine per ognuno di voi, cari giovani, che nutrite la simpatia per la gente di Garevaz e della Bosnia ed Erzegovina. Chi è allora il mio fratello? Il tema di Ottobre Educatori 2018, dove è il tuo fratello, ci richiama alla mente il racconto delle prime pagine della Bibbia, dove Dio rivolge la domanda a Caino. Sappiamo bene per quale motivo. Dio ha posto la domanda e in che modo Caino ha cercato di discolparsi. Bisogna subito sottolineare che Dio si aspetta che gli uomini siano i guardiani dei loro fratelli ed è proprio questo che Caino rifiuta. Essere guardiano dei fratelli significa interessarsi a loro, sapere chi sono, dove sono e come stanno. Se no, risultiamo in un certo modo fratricidi come Caino. Mi sembra molto significativo che, citando la Bibbia, nel titolo dell'iniziativa abbiate omesso il nome di Caino. Infatti, la domanda di Dio è rivolta ad ognuno di noi e a tutti gli uomini. Si tratta della domanda più decisiva che Dio pone agli uomini di tutti i tempi. Questa domanda svela una verità profonda e fondamentale. Dio è soltanto la sorgente, ma il garante della fratellanza, tra gli uomini. Nel quadro del vostro tema generale mi è sembrato logico indicare come tema dell'incontro di stasera chi è il mio fratello, del quale Dio mi incarica di essere guardiano. Infatti, per poter rispondere dove è, devo sapere prima chi è il mio fratello. Come cristiani siamo obbligati a cercare le risposte alle domande fondamentali nella bocca della verità, non quella di Roma, cioè in ciò che ci ha detto il Maestro Divino. A questa domanda delicata, Gesù ha dato una risposta del tutto esplicita e chiara. Rivolgendosi alla folla e ai suoi discepoli ha detto: voi siete tutti fratelli. Allora, da questa risposta dovrebbe essere chiaro che per Gesù, per Dio, tutti gli uomini sono fratelli. Questa verità poggia su fondamenta ontologiche e teologiche di base. Basta un pizzico di sforzo mentale per capire che tutti gli uomini sono creati uguali e che l'altro, come disse a Sarajevo Papa Francesco, cito: in realtà il mio stesso volto, il mio stesso cuore, la mia stessa anima è l'altro. Di più, chi crede in Dio deve sapere e riconoscere che Egli ha creato tutti gli uomini
ed è padre di tutti. Essendo figli dello stesso padre, siamo fratelli e sorelle tra noi. Però questi argomenti non ci bastano e non sono mai bastati per prendere sul serio questa verità bella e importante. Nonostante il fatto che sarebbe tanto bello vivere da fratelli, il genere umano non ce l'ha fatta ad accettare questa verità e ancora meno a praticarla, neanche tra noi che professiamo la fede in Gesù Cristo. Semmai abbiamo esteso questa verità ai seguaci di Cristo o ai membri della Chiesa. È vero che nei primi secoli della storia della Chiesa i cristiani tra loro si chiamavano fratelli. Fino ad oggi questo comando di Gesù è sopravvissuto in qualche ordine religioso dove ci si chiama sorelle e fratelli. Ma anche in questo caso temo piuttosto a livello teorico, in pratica anche i seguaci di Cristo fanno veramente fatica a vivere da fratelli e sorelle. Basti pensare alle disuguaglianze e alle ingiustizie strutturali in ambito familiare, ecclesiale, sociale e non soltanto nei titoli e privilegi che ne seguono. Non ci disturba nemmeno il fatto che questa nostra prassi urti contro il nucleo e il cuore della buona notizia di Gesù. Però la prassi di non seguire questo meraviglioso invito e comando di Gesù è diventata fonte di tante ed insopportabili sofferenze e ingiustizie che stanno aggravandosi in modo tale da compromettere la stessa sopravvivenza di questa meravigliosa umanità. L'egoismo esagerato, che comincia e culmina nel rifiuto a riconoscere l'altro come fratello, sta invadendo tutte le sfere della vita, dei singoli, delle società e dell'intera umanità. Qui sta la ragione per la quale la storia umana non conosce periodi senza guerre, periodi senza fratricidi. Chiunque pretende di essere un uomo onesto, per non parlare del credente in Dio, deve chiedersi cosa può e deve fare per non essere annoverato tra i tanti fratricidi di oggi. Nel mio paese c'è un detto che dice: Dio ti chiederà del tuo vicino. Così ho intitolato il mio discorso pronunciato nella messa della mia ordinazione episcopale durante la guerra a Sarajevo, dove il solo fatto di appartenere a un'altra etnia o religione bastava per essere considerato un amico da combattere e uccidere. Sottolineo che da noi il concetto di vicino e vicinato si riferisce piuttosto a coloro che appartengono a un altro popolo e a un'altra religione. Questo tesoro o patrimonio popolare è frutto della necessità di proteggere e salvare la vita. Nei lunghi secoli di tirannia di tutti i tipi e provenienze, la gente comune ha capito che potevano essere protetti solo dai membri del popolo vicino perché i loro erano al potere. Pensandoci meglio, mi è sembrato che in questo approccio al vicino e vicinato, in qualche modo, si rispecchia la dottrina di Gesù sul prossimo. Quando un dottore della legge gli chiese: «E chi è il mio prossimo?», al posto della risposta diretta Gesù racconta quella bella e commovente parabola del buon samaritano che tutti conosciamo. In questa parabola Gesù fa una cosa inaudita, allargando il concetto di prossimo ai nemici del suo popolo.
Dopo la risposta ricevuta dalla bocca di Dio, il cristiano non può e non deve avere dubbi nemmeno sulle scelte. Chi crede nel Dio rivelato e vissuto in Gesù Cristo non può avere dubbi sulla propria scelta in questa materia oggi tanto delicata. Per i cristiani la scelta l'ha già fatta Cristo e loro non possono accontentarsi di considerare fratelli solo coloro che appartengono alla loro stirpe, razza o religione. Che cosa hanno in comune il nostro vicino e il prossimo di Gesù? In tutti e due i casi si tratta dell'impegno e il dovere umano di rompere la catena della violenza e di proteggere la vita, cioè di essere guardiani premurosi dell'altro che viene considerato come fratello. E in ambedue i casi si tratta dell'altro che, secondo la logica egoista e la prassi comune, è estraneo e viene visto come minaccia. Bisogna badare bene e notare che l'insegnamento di Gesù e soprattutto il suo modo di agire in questo punto sono più che chiari ed eloquenti. I suoi elogi della fede della donna cananea, del centurione e della condotta dei samaritani ci fa capire che cosa veramente conta. Soprattutto sapendo che il popolo di Israele al quale apparteneva Gesù, i cananei erano pagani e i samaritani nemici con cui non era lecito nemmeno comunicare. Per Gesù il primo e unico criterio non è dunque il popolo o la religione al quale uno appartiene, ma il modo in cui si vive la fede in Gesù e il rispetto e la simpatia per l'uomo in quanto uomo. Lui ci invita ed incoraggia ad andare oltre la logica umana, cioè ad essere figli di Dio, vuol dire simili a Lui, cercando di agire come agisce Lui. Il cristiano ha dunque l'obbligo non soltanto di tollerare, ma di amare ogni uomo e tutti gli uomini perché figli di Dio e per questo suoi fratelli. È da capire bene come è possibile mettere in pratica il comando di Gesù di amare i propri nemici. Dato che il nemico è sempre qualcuno che ci minaccia, si pone giustamente la domanda sulla possibilità di amare uno che ci mette in pericolo. Gesù non ci comanda mai qualcosa che è male per noi o impossibile da realizzare. Lui ci ama e ci ama sul serio, non comanda e non chiede le cose impossibili. Allora, se Lui ce lo comanda, vuol dire non solo che è possibile, ma che è in sé una cosa buona per noi. Ed è veramente una cosa buona amare, perché l'amore è l'unica arma che vince il nemico, specialmente trasformandolo in fratello, innanzitutto nel nostro modo di vederlo e di accoglierlo nel nostro cuore. Solo nel cuore umano in cui abita Dio è possibile la trasformazione miracolosa del nemico in fratello. Ecco perché bisogna sottolineare con insistenza la grande e decisiva importanza della fratellanza tra gli uomini come fondamento e presupposto non soltanto della pacifica convivenza, ma anche della stessa sopravvivenza dell'umanità. Presento a questo punto un piccolo ma chiaro ed emblematico esempio. Visto che certi centri di potere miravano a dimostrare che la guerra in Bosnia ed Erzegovina fosse la conseguenza dell'impossibilità
dei rispettivi popoli a convivere in pace. La Chiesa Cattolica aprì le scuole interetniche e interreligiose come segno della propria opposizione ad un'ideologia del tutto disumana, poiché indirizzata alla intolleranza e alla forzata divisione etnica e religiosa di una società che da secoli viveva la sua convivenza. Con queste scuole si voleva incoraggiare ed educare i più piccoli alla convivenza pacifica, in un mondo pieno di predicatori della pace. Si è tentato di aprire un laboratorio, una bottega artigiana della pace, nel senso delle parole di Papa Francesco, pronunciate proprio a Sarajevo, 20 anni dopo l'inizio dell'avventura di queste scuole. Nel suo modo schietto e bello, il Papa ricorda che Gesù, cito, non dice beati i predicatori di pace. Tutti sono capaci di proclamarla, anche in maniera ipocrita e addirittura menzognera. No, dice, beati gli operatori di pace, cioè coloro che la fanno. Fare la pace, continua il Papa, è un lavoro artigianale. Richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. Beati sono coloro che seminano pace con le loro azioni quotidiane, con atteggiamenti e gesti di servizio, di fraternità, di dialogo, di misericordia. Questi sì saranno chiamati figli di Dio, perché Dio semina pace sempre e dovunque. Finita la citazione. È molto significato che queste scuole fossero contestate sia dagli oppositori nostrani, sia dai sostenitori internazionali della multiindole dello Stato di Bosnia ed Erzegovina e nel mondo intero. Ai primi, cioè ai nostri, non andava bene il fatto che le nostre queste scuole fossero frequentate dagli alunni delle diverse nazioni e religioni perché, secondo loro, veniva offuscata la identità nazionale degli alunni croati. I sostenitori o i predicatori nel contesto di Papa Francesco della multicittadinanza rimproveravano invece al nostro programma scolastico di incoraggiare le differenti identità dei nostri studenti. Questo duplice e opposto approccio al concetto delle scuole cattoliche per l'Europa dimostra che ancora oggi la questione della multietnicità e della convivenza pacifica ha bisogno di essere chiarita e capita anche a livello cognitivo. Non c'è dubbio che la domanda più attuale del mondo di oggi sia quella di se e come sia possibile far vivere in pace gli uomini che appartengono a diversi popoli, culture e religioni. Come dovrebbe essere organizzata e strutturata la società? Su quali valori fondata la cittadinanza per essere in grado di garantire le condizioni per una convivenza pacifica e prospera? È possibile? E con quali presupposti un mondo in cui pacificamente coabitino la legittima identità nazionale e la necessaria identità politico-statale? L'attualità, per non dire la drammaticità di questa domanda, non può essere ridotta solo alle società tradizionalmente composte da diversi popoli e culture o alle zone confinanti come il nostro paese,
ma vale sempre di più per l'intera ecumene mondiale. Mi pare evidente che l'indole multietnica del genere umano e la convivenza tra i diversi non sia un problema reale, vale a dire che non sorge necessariamente dalla natura umana o dalla condotta del gente comune. Anzi, l'uomo, come si è già accennato, per la sua natura è un essere sociale. Egli viene dall'altro, cerca l'altro perché da solo non può e non vuole vivere. È altrettanto evidente che l'uomo di oggi ha bisogno di essere aiutato ed educato a diventare cosciente di questa verità per poterla vivere nei suoi rapporti con gli altri, in quanto solo così sarà in grado di essere lui stesso promotore di una società pacifica. Il punto fondamentale di partenza, ma anche d'arrivo, in questo impegno educativo dovrebbe essere la coscienza e l'esperienza che l'alterità e la diversità non sono destinate a un confronto che impoverisce, ma all'incontro che arricchisce. La lezione deve essere fatta in una lingua ragionevole e convincente per tutti. Dato che siamo purtroppo pienamente immersi nella logica dell'egoismo, il nuovo ethos della convivenza pacifica non si può raggiungere escludendo e sottovalutando il fatto che l'uomo, pur essendo un essere sociale, è anche un essere purtroppo egoista. Bisogna allora, allargando gli spazi della razionalità, convincere i ricchi, i potenti e i prepotenti che la solidarietà, la giustizia e la pari dignità sono anche il loro interesse vitale, perché solo così sarà possibile togliere argomenti a coloro che sono pronti far sposare le armi potenti con la rabbia dei discriminati e dei poveri. Sembra un vero paradosso che lo stesso egoismo postuli di abbandonare la cultura dell'egoismo esagerato che sta spingendo il mondo ad un punto in cui non riuscirà ad esistere più di tanto. I moniti seri e severi che ci giungono da molti ambiti autorevoli avvertono che il futuro dei potenti e dei deboli, dei troppo sazi e degli affamati, dei liberi e di coloro a cui viene imposta la libertà geneticamente modificata, si trovano sulla stessa barca in un mare ormai troppo agitato. Oltre a questa minaccia è da porre in dubbio la moralità di una vita tranquilla vissuta mentre ogni giorno a causa di guerre e povertà muoiono centinaia di migliaia di innocenti. Rimane la domanda decisiva: chi sarebbe disposto ad apprendere una lezione del genere e con chi scommettere per un mondo più giusto, solidale e libero? Spero e confido tanto su voi giovani perché si tratta del vostro futuro. Dio salvò il mondo per mezzo dell'uomo e continua a salvarlo tramite gli uomini che non si arrendono davanti agli ideali che sembrano impossibili. La storia umana insegna che le migliori idee producono il frutto della realtà solo se e quando sono supportate dal sacrificio e redente dai loro stessi autori. Nella prospettiva della teologia redentrice si potrebbe e forse dovrebbe accogliere il fatto che l'uomo e l'umanità devono
redimere le proprie idee migliori come Dio stesso doveva redimere la sua idea migliore, cioè l'uomo di cui si è fatto fratello. Rimane dovunque da sperare e da lavorare affinché Dio trovi abbastanza collaboratori tra gli uomini provenienti da tutte le nazioni, culture e religioni per poter dare una prospettiva nuova alla sua amata umanità. La cittadinanza può funzionare in quanto multietnica, multiculturale e multireligiosa se l'intera umanità imparerà ad accettare, rispettare ed apprezzare tra gli altri valori e virtù quali l'uomo come supremo e centrale valore, la pari dignità, libertà, giustizia e solidarietà, non soltanto il diritto all'uguaglianza, ma anche il diritto alle differenze, perché le differenze sono una grande risorsa voluta da Dio stesso. Pare che nell'ambito delle multirealtà proprio questo diritto verifichi o smentisca l'autenticità e la credibilità di tutti gli altri diritti. La situazione mondiale dimostra che la famosa global governance non è in grado, o comunque non da sola, di creare il clima adatto per una multicittadinanza che non vi può esistere senza la fratellanza tra gli uomini. Occorre un forte e comune impegno nel mondo del sapere, della cultura, delle organizzazioni non governative e soprattutto delle religioni. Oserei sostenere che la gente comune, protetta da ideologie abusive, sarebbe capace e disposta a vivere e promuovere i valori della multicittadinanza e della fratellanza che non esclude ma include. Però la gente ha bisogno di essere liberata dalla paura, educata ed incoraggiata da tutte le autorità, quelle religiose per prime. Sono convinto che la promozione della multicittadinanza oggi sia il servizio alla pace per eccellenza, alla promozione della dignità umana e al progresso dell'intera umanità. Lo postula l'autenticità e la credibilità delle religioni. Se secondo il libro dell'Apocalisse lo stesso Regno dei Cieli è composto, cito, da una moltitudine immensa di ogni nazione, razza, popolo e lingua, l'annuncio cristiano non può non tener conto della convivenza delle differenze in un mondo in cui essa diventa sempre di più la condizione della sua stessa sopravvivenza. Trovandomi nella città assediata della gente contaminata dall'odio, mi è diventato chiaro che la convivenza pacifica nella forma della multicittadinanza sarà possibile solo se troveremo il modo e il coraggio di educare le nuove generazioni, di aiutarle a conoscere la propria identità e riconoscere ed accettare quella degli altri. Ecco perché le scuole cattoliche per l'Europa sono state concepite come multietniche, multiculturali e multireligiose, e nello stesso tempo il loro programma scolastico insiste sul valore positivo dell'identità nazionale di ogni alunno e sul proprio affetto per la patria comune. La prova che nonostante le ingiustizie storiche e i crimini dell'ultima guerra ci sia ancora materia prima in un paese in cui una persona semplice si toglie la vita dopo aver visto la strage dei suoi vicini di casa,
strage commessa in condizioni di guerra dei suoi connazionali. Prima di togliersi la vita, su un pezzo di carta aveva scritto, nel modo semplice come è semplice la nostra gente, cito, non posso vivere più perché non ho più nessuno con cui bere il caffè. Per intenderci bene, nel villaggio sono rimasti tutti gli appartenenti alla sua nazione e religione come prima della guerra. A lui dunque non era venuta a mancare la sua gente, ma l'umanità e la fratellanza genuina, cioè l'autentico sentimento umano. Ecco perché considero un crimine contro l'umanità il fatto che la comunità internazionale, vale a dire gli Stati Uniti d'America, con la scusa di imporre la pace, ma nei fatti tutelando i propri interessi, abbiano imposto un sistema politico con cui si è condannata a morte la stessa possibilità di convivenza pacifica in Bosnia ed Erzegovina, luogo esemplare dell'incontro di popoli, culture e religioni esistenti non solo in Europa. Nonostante, o proprio a causa del fatto che non sono pochi coloro che sostengono che la fratellanza umana e la cittadinanza multietnica siano un'utopia interculturale e che certi circoli di sommi intelletti profetizzano una nuova Lepanto, mi pare che sia un dovere umano l'impegno per lo smascheramento delle forze e delle alleanze che anche in questa nostra Europa cercano, coscienti o meno del pericolo, di servirsi della diversità del mondo per imporre le contrapposizioni e gli scontri. Una caratteristica dell'uomo credente, tra le altre, è anche quella di preferire di impegnarsi per un progetto umano e pacifico anche quando è sicuro del suo fallimento, piuttosto che per un disumano a cui fosse garantito il successo, perché tutto ciò che è disumano non può essere mai e non può avere mai un vero successo. La fratellanza e la cittadinanza multietnica non può essere una illusione condannata a fallire perché il suo garante è Dio stesso. Anzi, deve essere una risorsa, un'occasione, un progetto da realizzare. Il mio paese era un esempio del fatto che la stessa vita, spesso anche quella più dura, è in grado di creare da sé un mondo di vivere modo di vivere la fratellanza e la multiindole della cittadinanza, sempre frutto di una indistruttibile voglia e necessità dell'essere umano di vivere per sopravvivere e sopravvivere per vivere. Può sembrare, ma però non lo è, solo un gioco di parole, ma lo è la pura verità della vita. La logica e l'onestà intellettuale ci costringono a considerare la diversità nella forma della multicittadinanza come valore in sé e grande risorsa. Infatti, se l'uomo come individuo va riconosciuto non solo come valore, ma come culmine della scala dei valori, come diceva Cardinale Martini, allora anche la diversità è valore, proprio perché l'uomo è soggetto e unico fautore della realtà etnica e multietnica. Tutte e due realtà esistono per il bene della persona e del suo pacifico e prospero incontro con le altre persone. Questo sillogismo, analogamente,
vale anche per l'incontro delle diverse nazioni, culture e religioni. Perciò la cittadinanza multietnica non può essere contrapposta ai diritti fondamentali della persona o viceversa. Al contrario, la tutela dei diritti fondamentali della persona postula la società multiculturale come unica forma in cui poter far vivere e funzionare la complessità e la ricchezza della vita. Infatti, la multicittadinanza diventa una ricchezza se e quando le singole identità vengono considerate come valori. La sintonia di queste due realtà è l'unica condizione per garantire la pace e la convivenza nel mondo di oggi. Concludo citando le parole pronunciate al termine della consegna dei diplomi di maturità dal miglior alunno dell'anno scolastico nella nostra scuola di Tuzla l'anno scorso. Sottolineo che si tratta di un giovane cresciuto in una famiglia musulmana osservante. Tra le altre cose, lui disse, cito, 4 anni fa ero nel pericolo di fare un grande sbaglio che molti giovani di questa città fanno, cioè di non iscrivermi in questa scuola. Durante gli ultimi 4 anni sono stato esposto a tante idee radicali, però ha vinto quella che in ogni uomo c'è qualcosa che merita attenzione e rispetto e che prima di dare un giudizio sull'altro bisogna mettersi nei suoi panni. Durante gli ultimi 4 anni, che sono stati i più belli della mia vita, l'esempio dei professori, più che le loro parole, mi hanno trasmesso i valori che sono diventati parte di me stesso. Ecco perché non dimenticherò e non tradirò le mie radici che sono in questa scuola e spero neppure voi. Grazie. Va bene, noi dobbiamo dire grazie naturalmente di questo intervento, bello, ricco, appassionato, competente, di tutto, insomma, possiamo aggiungere qualche altro aggettivo. E abbiamo un po' di tempo ancora per... c'è sempre tempo. Certo. e per approfittare della presenza di Monsignor Sudar qui in mezzo a noi, con molta semplicità, con molta così, ecco, diciamo, con lo stile un po' nostro, siamo invitati a prendere la parola per fare qualche domanda, per fare qualche sottolineatura, per non dico integrare, insomma, però della serie arricchire questa serata che fino adesso è stata sicuramente ricca. È interessante. Non lasciamo passare troppo tempo, ci vuole uno che cominci. E forse quello funziona, sì, penso, non lo so, non sono pratico. Abbiamo anche il microfono che si sposta con Don Filippo. Prego. Ci presentiamo magari?
sì. Nome. Pietro Parma, Azione okay. Cattolica, amico del gruppo Bosnia per tradizione ormai. E, io chiedo questo, oggi parlavo con un mio collega al lavoro dell'indifferenza. Oggi tante persone, anche negli ambiti più quotidiani, piuttosto che prendere una posizione rispetto ai temi del vicino o del vicino che ci dà fastidio, tendono a essere indifferenti, cioè a non prendere una posizione. Questa esperienza, come possiamo un po' viverla anche come testimoni noi del nostro quotidiano e cosa sarebbe bene fare, anche perché poi ci sono delle contraddizioni e dei limiti all'interno dei quali ci muoviamo, che sono il nostro quotidiano, e a volte esporsi forte vuol dire anche esporsi personalmente. Ne raccogliamo qualcuno di interventi, quindi almeno tre. Quindi ne mancano due. Io chiedevo soltanto. Grazie, così vediamo. Io sono Sara e chiedevo qualche suggerimento sicuramente a Monsignor Sudar, ma anche a voi e a noi. Sul, come dire, sul risveglio anche dell'educarci ed educare alla pace, perché ho come l'impressione che così nelle nostre associazioni, nella nostra chiesa e forse anche nella scuola sia un po' andata nel dimenticatoio, cioè sia meno curata di quanto non fosse un tempo. Probabilmente sono io che sto invecchiando, però ricordo appunto che facemmo tantissimi cortei, manifestazioni, assemblee quando ci fu la guerra in ex Jugoslavia e quindi per la dissoluzione della Jugoslavia, mentre tutto sommato sento pochissimo nominare Yemen o il Sudan o la Siria, che comunque non è poi così distante nei nostri contesti, sia di comunità ecclesiale che appunto anche laica, ecco. Don Roberto, la mia è più una curiosità legata, visto che ci sono tanti educatori presenti stasera, nell'esperienza delle scuole per l'Europa, quali sono delle prassi che più hanno funzionato nel metodo educativo per educare proprio alla pace e all'accoglienza dell'altro nella sua identità e diversità? Proprio qualche pennellata concreta che ha funzionato bene. Grazie. Sono tre, no? Sì, volevo. Perché dopo la quarta, poi rispondiamo. Volevo chiederle il modello di educazione alla religione, quindi l'insegnamento della religione nelle scuole per la pace della Bosnia Erzegovina, se ce lo poteva un po' spiegare e se secondo lei
è un modello replicabile anche in Italia o in qualche altro paese europeo, in particolare in Italia, visto che siamo in Italia. Grazie per le domande, mi piacciono di più quelle che li pongono coloro che sanno le risposte. Sì, la indifferenza è una grande tentazione dell'essere umano, specialmente quando ci sentiamo sicuri, quando le piaghe del mondo in cui viviamo non ci toccano da vicino. Però bisogna dire che un credente vero non può essere mai indifferente davanti a questo mondo, anche se sembrasse che tutto funzioni, perché noi crediamo, nonostante che Dio, quando creò il mondo, disse che tutto è bene. Sappiamo bene che Lui non ha creato il mondo perfetto, che in questo mondo che Lui ha creato ha lasciato tante cose incompiute. Il culmine, la corona della sua creazione che siamo noi, sappiamo quanto siamo imperfetti. Allora quale messaggio voleva darci? Che Lui voleva che il mondo diventi perfetto nella collaborazione tra Lui e la corona della sua creazione. Ecco perché ci ha dato una parte non soltanto spirituale, ma anche creatrice di se stesso. E con questo ci ha dato anche l'obbligo. Credente, allora, non può essere indifferente mai, ma specialmente quando viviamo nel mondo, ed è sempre stato così. Nel primo secolo un scrittore romano scriveva: questi profughi che vengono distruggono tutta la nostra cultura e la società, nel primo secolo. Allora si ripete, è una frase che dice: se questo mondo non cambia, e subito specialmente i giovani, il futuro sarà una catastrofe. La frase è stata trovata su una un piccolo pezzo della terracotta nei scavi di Ninive. Allora si ripetono i guai dell'umanità, però fino adesso abbiamo sopravvissuto, nonostante tutto. Vuol dire che qualcuno veglia, e vuol dire che non ci vuole indifferenti. Come motivare? Io penso che nessuno è del tutto indifferente quando si trova dinanzi a un esempio, cioè uno che dimostra che non è indifferente, anzi che lo tocca da vicino la situazione nel mondo. Educare alla pace, che si è ripetuto anche qua, ma tutti noi siamo fatti così: quando succedono i guai lontano pensiamo che non ci riguardano. La sofferenza ovunque succede dovrebbe toccarci veramente da vicino. E la pace c'è solo mentre
noi ci impegniamo per quella. Se non ci impegniamo, se non lavoriamo per la pace, quella già diventa una guerra che non si vede, però scoppierà. E la guerra, educare la pace, si fa prima di tutto nelle famiglie. Lì nascono le guerre. Scuole cattoliche, come educhiamo? Non lo so. Molto spesso così i gruppi che vengono a visitarci mi domandano: ma qual è lo scopo delle vostre scuole? Scopo l'ultimo, cosa volete? Io rispondo: vogliamo educare gli uomini normali. Dice: ma questo non è un granché. E io dico: questo è il massimo. Il massimo. Però è difficile essere un uomo normale. Molto difficile. Perché un uomo normale prima di tutto ragiona. L'unica cosa, l'unico regalo, la capacità che Dio ci ha dato e ci distingue, almeno per quanto sappiamo, da tutto il creato, è la capacità di pensare. E io temo di più la gente che non pensa. Non la gente che non crede, ma la gente che non pensa. E temo i credenti che non pensano. E questa è una grande tentazione. Ecco perché da 25 anni in Bosnia ed Erzegovina vincono sempre gli stessi partiti, rimangono sempre gli stessi politici. Perché purtroppo la gente non pensa, non osa a pensare. Non scandalizzatevi, però ci sono tanti nella Chiesa, nei vertici, che odiano pensare, che pensano che pensare è un pericolo. Il dono supremo di Dio diventa pericolo per coloro che parlano nel suo nome. È una contraddizione pericolosissima. Allora chi pensa arriva a convincersi che far del male agli altri è far del male a se stesso. Ecco perché ho detto, sarebbe il tempo, l'ultimo forse momento, che i ricchi, che gli egoisti diventino meno egoisti, se non vogliono mettere a rischio tutto quello in cui credono. Modello della educazione e della religione. Noi penso non facciamo niente di straordinario, rispettiamo solo il diritto fondamentale di ogni uomo di essere quello che è. Allora, la religione viene insegnata in modo che i genitori, per quegli alunni più piccoli, decidono se vogliono frequentare le lezioni della religione o meno. Allora, la libera scelta. Perché se Dio non costringe l'essere umano di credere in Lui, e ovviamente non costringe, ma chi siamo noi a costringerlo nel nome suo? Allora ogni alunno, quei grandi, sceglie liberamente se vuole frequentare o meno.
se non sceglie di frequentare le lezioni della religione, però la religione può scegliere solo quella dei suoi genitori. È stato scandaloso quando abbiamo cominciato per molti cattolici che nella scuola cattolica era proibito a un bambino musulmano di frequentare le lezioni del catechismo cattolico. 20 anni dopo, Papa Francesco, incontrando i professori delle scuole cattoliche di tutto il mondo, 3 anni fa, ha detto: per favore, non fate proselitismo nelle scuole cattoliche. Però bisognava sopportare 20 anni la gente che ci accusava fino a Roma. Però noi, quelli che non scelgono le lezioni della religione, sono obbligati di frequentare le lezioni di etica. Ma in sostanza qual è la differenza, eh? Se una etica buona. E poi tutti sono obbligati di frequentare insieme la storia delle religioni, dove li cerchiamo di far conoscere ai nostri alunni le cose positive che ci sono, nonostante tutto il negativo che le religioni hanno contribuito alla storia umana. Però così loro vanno a capire e a conoscere cosa crede il suo compagno nella classe, musulmano, cattolico, protestante, ortodosso. E così rimangono tutti contenti. Così un, diciamo, pope ortodosso di Sarajevo non ha paura che i suoi 3 figli che frequentano la nostra scuola domani diventano cattolici, nonostante che il suo figlio più piccolo, l'anno scorso era la prima classe, quando è venuto a casa e da loro si festeggiano i padroni della famiglia e della sua è San Nicola. La festa, lui dice: ma cosa festeggiamo? Dice San Nicola: ma no, lo abbiamo festeggiato 15 giorni fa. Allora nella scuola hanno ricevuto i regali di San Nicola secondo il calendario cattolico e lui dice: ma no, non si può fare 2 volte, cosa fate? Allora, nonostante di queste cose, lui è sicuro che nella nostra scuola i suoi figli non saranno in nessun modo offesi o, non so, valutati meno perché sono ortodossi. Anzi, la nostra scuola dovrebbe incoraggiare ognuno dei nostri alunni di essere quello che è, nella sua identità etnica, culturale e nazionale. E poi di farli capire che quando si mettono insieme sono più ricchi. Questo mi sembra normale del tutto, ma è anche molto semplice. E non so come si può organizzare una scuola normale in un modo diverso. Abbiamo esaurito le risposte alle prime 4 domande, quindi ci stanno altre 5 domande. No, abbiamo ancora un po' di tempo, poi a un certo punto smettiamo. La mia domanda, partendo dall'esperienza che avete fatto voi,
sia negli anni della guerra, ma anche soprattutto nel dopo il conflitto, no? Dove la pace di cui lei ha parlato prima ha imposto di fatto un sistema che rischia di perpetuare delle ingiustizie. Ecco. E quindi, ecco, le chiedo di guardare la nostra Italia, che sta vivendo un momento molto delicato, cioè alcuni valori che facevano parte un po' della tavola fondativa, insomma, della nostra Costituzione, sembrano messi un po' a rischio. La solidarietà, anzitutto, il fatto di ragionare con la pancia, quindi di reagire e non pensare, il fatto di... Ecco, allora, a me ha fatto molto bene il viaggio che abbiamo fatto l'anno scorso con la mia organizzazione, perché è solo incontrando che si ha una consapevolezza di quello che voi avete vissuto, no? Cioè, se non fossimo venuti, forse non avremmo capito allo stesso modo che leggendo un libro. È stata un'esperienza molto forte, come è stata forte per tutti quelli che negli anni, fino da quando abbiamo cominciato il gemellaggio. E allora la frase era: noi siamo con voi, no? Era quella famosa frase che fu usata dal Papa quando venne. Ecco, le chiedo di voltare la frase verso di noi. Voi che avete vissuto proprio la perdita dei valori, diciamo, che tenevano insieme, no? Che, ecco, noi rischiamo di essere adesso in una realtà che, proprio per così una voglia di far ragionare solo la pancia, ecco, non vediamo più l'altro, no? Non lo vediamo più, è il nemico, è quello che ci minaccia, è quello che bisogna tenerlo fuori, che bisogna, ecco, da che cosa bisogna partire, cioè, perché un ragionamento è questo, perdonatemi se cito i movimenti che stanno oggi guidando l'Italia, hanno avuto un grande consenso soprattutto dai giovani. Allora, abbiamo sbagliato noi nell'educazione, cioè li abbiamo infilato dei valori senza... a volte io sono un insegnante, ho vissuto per tanti anni come insegnante, e mi chiedo, ma cosa abbiamo insegnato se oggi nel nostro paese si rischia di prendere questa strada, no? Del sovranismo, del populismo il più becero. Ecco, su che cosa puntare, oltre che la consapevolezza? Ecco, perché non è una questione di partito, e sto parlando di valori, quindi... Mentre gli altri si preparano, io rispondo a questa. Devo dire veramente sinceramente che mi è difficile a riconoscere l'Italia come l'ha presentata lei adesso. Perché durante la nostra guerra, ma anche dopo la guerra, il popolo e la Chiesa italiana si sono dimostrati veramente del tutto diversi da quello che mi racconta adesso, molto solidali, molto presenti, e penso esclusi i militari che sono morti nei diversi incidenti militari internazionali, che non ci sono appartenenti agli altri popoli, eccetto italiano, che hanno letteralmente dato la vita portando il pane alla gente che moriva di fame. E che sia la Chiesa, tramite questi gemellaggi, tramite l'aiuto materiale, economico, alle diverse istituzioni, non soltanto ecclesiastiche, il popolo italiano
ha dimostrato veramente una solidarietà enorme. Dicevo oggi, non so con chi, basta fare una passeggiata in Sarajevo, leggere, non so, le scritte straniere per vedere quanto sono presenti italiani, non però non sono italiani proprietari, ma sono probabilmente la nostra gente che dalla gratitudine che sentiva ha dato i nomi ai propri non so edifici e servizi e così via. Allora adesso questo non riconosco, nonostante che forse intravedo un po' di che cosa si potrebbe trattare, questa onda dei profughi e il comportamento europeo di altri paesi europei, per quanto mi risulta, hanno messo in Italia e il popolo italiano a grande prova. Io non sono del tutto convinto che bisogna proprio chiudere gli occhi e accettare tutto che viene, perché provengo anch'io da un paese da cui la gente se ne va trovando le condizioni migliori della vita. E io ripeto ai nostri alunni, specialmente quelli che finiscono con l'esame di maturità, dico: non è moralmente giusto e non è permesso di lasciare proprio paese perché si trova nelle condizioni difficili e andare a vivere in un paese dove le altre generazioni di quel paese hanno sofferto per tanto per creare le condizioni di adesso. E dico letteralmente: se i tedeschi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando Germania era distrutta, fossero andati in America, potevano farlo, nessuno oggi avrebbe piacere o desiderio di andare in Germania. Allora non è corretto che questa gioventù lasci il proprio paese perché sperano di vivere più facilmente. Certo, qui bisogna fare veramente una distinzione tra quelli che veramente fuggono per salvare la vita e quelli che vanno perché non vogliono impegnarsi. Allora lì posso capire un po' la gente, certamente, che non si dà da pensare. I giovani oggi mi sembra che sono in una tentazione molto grande, con tutti questi apparecchi con cui crescono, che adattano le opinioni che gli vengono servite e non ragionano. Allora sono molto adatti a seguire non so quale correnti politiche. Però penso che l'unico modo in cui si può far qualcosa è di dare il buon esempio, che è veramente bello, di condividere, perché lì è il senso, il fondamento e il culmine della nostra strada, sentiero alla felicità. Perché Dio condivide continuamente se stesso agli altri. Ecco perché siamo oggi qua, perché ci siamo oggi più di 7 miliardi, perché quello che è positivo si dà, condivide. È un grande impoverimento dell'Europa e anche nella mentalità che non condivide più la vita e non è più felice. Noi viviamo benissimo anche in Bosnia ed Erzegovina, nessuno patisce fame, nessuno.
ma ci sono tantissimi che non lavorano. Qualche mese fa sono stato in un villaggio e così ho fatto una battuta davanti a un uomo semplice. Ma perché tutto questo così non coltivato? Non... Dice, io ho creduto tante cose, però non ho mai creduto che si potrà vivere senza lavorare e oggi sembra che siamo arrivati a tal punto. Allora anche quello è una nostra mancanza, cioè non condividere e non trovare la gioia nel condividere e nel dare la vita. E se l'Europa smette a condividere e far nascere la vita, qualcuno ci deve venire al posto nostro. E anche noi non siamo qui dall'inizio. Tutti i popoli che vivono oggi in Europa sono arrivati da qualche parte. E allora ci sarebbe normale una simpatia di più di quelli nostri fratelli che arrivano oggi. Però non appoggiare la loro tentazione di lasciare i loro paesi spopolati. Allora una distinzione, un discernimento ci vorrebbe, però da dove cominciare, come farlo, non lo so. Se dovesse essere lei a riscrivere Dayton oggi, quale sarebbe il primo articolo? A scrivere? Dayton, l'accordo di Dayton. E la seconda domanda, se c'è un programma di bonifica delle mine e se possiamo contribuire anche noi, in che modo, a bonificare i territori ancora minati? Non so come si dovrebbe riscrivere o scrivere The Dayton, però quello che è stato fatto mi sembra che era il modo peggiore di scriverlo. E penso che la vita umana è facile a organizzarla se si parte da sé. Il nostro paese, spero che molti lo sanno, è diviso in modo del tutto ingiusto. In uno Stato ci sono due strutture di due Stati. Complicato in modo che veramente qualcuno anche lo sostiene, che gli americani hanno cercato di fare un sistema politico del tutto sbagliato per vedere se può funzionare. Un esperimento, forse anche non è forse bello che lo dico io, però un esperimento diabolico. Cioè ci hanno diviso in maniera in cui veramente la collaborazione è quasi impossibile. Poi ci ripetono sempre, noi vogliamo parlare con voi, però dovete avere una voce. Cioè ci dividi, crei due realtà politiche opposte e poi giochi dicendo, e poi anche questo hanno ripreso dalla Unione Europea, noi vogliamo solo parlare con una voce. Ma quale voce? Allora io penso che primo articolo dovrebbe suonare: Bosnia ed Erzegovina deve essere un paese normale, con un governo che rappresenti tutti i cittadini, ma anche i tre popoli costitutivi. Garantire i diritti fondamentali e di riconoscere che esistono tre popoli. E dare o togliere tutto
in modo uguale a tutti i tre popoli. Io penso che questo basterebbe per far partire un progresso normale di questo paese. È che la nostra gente è disposta a convivere nonostante tutte ingiustizie e a collaborare, secondo la mia profonda condizione, e mi sembra di conoscere l'anima del nostro popolo. Quando dico nostro, penso ai serbi, ai bosniaci e ai croati. Penso che nel profondo sono molto, molto positivi, però molto, molto ingenui e carichi delle ingiustizie storiche, ecco perché facili alle strumentalizzazioni. Però facili anche a governare se c'è un po' di giustizia, perché sono veramente, hanno fame di giustizia, sognano la giustizia e sono stanchi di vivere nell'ingiustizia. Mine. Ah, non lo so, certo la comunità europea specialmente finanzia questo pesante lavoro di sminare Bosnia ed Erzegovina, però ci vuole tanto tempo, specialmente per il fatto che coloro che hanno messo le mine e che hanno i piani non sono disposti a rivelarli e aiutare, perché purtroppo il sentimento dell'inimicizia c'è ancora, proprio grazie a questa struttura politica che dice la prosperità della Repubblica Serba è fondata sul malandare della federazione e viceversa, perché la Repubblica Serba, in poche parole, tende a essere per quanto più autonoma, non vuole aver niente a che fare con Sarajevo. Sarajevo dominata dai bosniacchi, che sono la maggioranza, sono andati oltre il 50%, loro vorrebbero un paese unificato, cioè centralizzato, dove loro saranno la maggioranza e possono governare in tutto il paese. Allora a questo si oppongono sia serbi sia croati, e così tutto quello che propongono i bosniacchi politici, quelli automaticamente dicono no, senza pensare se è buono o male o viceversa. E se continua così, non so dove finiremo. Nella sua relazione, ancora più bella perché era una testimonianza, mi sono appuntato a un certo punto una frase che più o meno era così: la tutela dei diritti fondamentali della persona postula la multietnicità. Allora volevo chiederle un aiuto per noi qui in Italia. Perché è vero che i diritti fondamentali si scoprono man mano col progredire della nostra umanità, e anche su questo Papa Francesco con la Laudato Si ci sta aiutando. Però io ho l'impressione che ci possano essere alcuni diritti fondamentali che possono essere considerati inconciliabili tra loro. E faccio un esempio. Non conosco la Costituzione della Bosnia e Erzegovina, ma nella Costituzione italiana vi è una perfetta parità tra uomo e donna. Ora, proprio in Bosnia, Sarajevo, dove vi è questa convivenza
fra religioni e dove mi pare una delle religioni non postuli la perfetta, diciamo, parità tra uomo e donna, perché mi pare che nella religione musulmana non vi sia questo. Allora le chiedevo un aiuto, visto che l'Italia si sta avviando a essere abbastanza multietnica, ecco, di come voi fate esperienza della tutela dei diritti fondamentali. Tra l'altro io ho anche detto che il criterio se i diritti fondamentali sono autentici o meno è il diritto alle differenze. Questo vuol dire, secondo me, che il diritto fondamentale, che è anche il presupposto della convivenza, è di essere quello che uno dice di essere. Perché se io mi prendo il diritto di dire chi è il mio vicino e non ascolto cosa dice lui, allora lì i diritti fondamentali non ci possono essere. In questo senso, noi oggi sappiamo molto bene che il mondo musulmano, arabo, non concepisce i diritti fondamentali come li capiamo noi. Se una donna musulmana dice che il suo diritto è di essere velata e di rapportarsi come si rapporta con il suo marito, per me dovrebbe andare bene. Se no, io entro in anche lo Stato. Se questo non compromette i diritti degli altri, faccio un esempio. Immediatamente dopo la guerra, il decano della giurisprudenza a Sarajevo mi invitò a fare una relazione ai suoi studenti sulla democrazia, sui diritti e sulla Bosnia ed Erzegovina come paese multietnico. Io ho parlato così, non so cosa tutto ho detto, alla fine le domande. Una mi è stata posta con uno con la barba, con i pantaloni corti, allora sapevo da che provenienza è. Dice: è bello tutto quello che lei ci ha detto, però io ho una domanda precisa, e cioè se lei riconosce Maometto come un profeta. Boh. Io non gli ho risposto con la saggezza che ho tratto dai libri che ho letto, che ho sentito da tantissimi professori che mi hanno insegnato per lunghi anni, perché nessuno mi ha preparato a una domanda del genere. Però dalla sostanza della vita della gente nel mio paese io gli ho risposto: caro amico, io riconosco Maometto come tuo profeta e lo rispetto come tuo profeta, come rispetto la tua madre perché è la tua madre. Però Maometto non è mio profeta. Se fosse mio, dovrebbe farmi musulmano, e come vede, non sono musulmano. Allora, i diritti fondamentali, secondo me, sono autentici se tengono conto di quello che è proprio importante alle persone con cui li condividiamo. Certamente lì Stato ha diritto di proteggersi, di proteggerci uni dagli altri. Allora diritti fondamentali certamente li abbiamo scoperti e hanno bisogno di essere approfonditi sempre di più.
Uno diritto fondamentale dall'inizio, per esempio, perché noi tendiamo la mano quando incontriamo e salutiamo qualcuno? È partito dal punto dove la gente non era sicura cosa porta l'altro, c'ha l'arma o meno. Allora per dirgli, guarda, io non c'ho niente nella mano che ti può minacciare, allora ti do la mano. Ecco perché ci salutiamo dandoci la mano. Allora non devo far niente proteggendo i miei diritti, mettendo paura agli altri e al suo modo di vivere la sua identità. In questo senso penso che l'Europa oggi, che dobbiamo riconoscerlo, ha raggiunto un livello molto alto della democrazia, come mai nella storia. E noi penso che non apprezziamo abbastanza, non siamo consapevoli in che epoca umana viviamo, quanti diritti abbiamo e quanto bene godiamo. Forse per quello non siamo felici. Non siamo grati per essere vivi, non siamo grati per essere europei. E voi penso che peccate molto di non essere grati perché siete italiani. È un paese meraviglioso. Allora questo non bisogna perdere. E penso che le donne velate e la differenza, disuguaglianza che vale in un mondo che non dobbiamo neppure essere troppo severi con quel mondo, perché non dobbiamo dimenticare che noi qualche secolo fa eravamo anche come loro oggi o peggio. Bisogna pensare forse solo 50 anni, per non dire 100 anni fa, quale rapporto uguaglianza era tra le donne e i maschi in Europa? Allora se alle mie vicine di Sarajevo va bene quel rapporto che hanno con i loro mariti, ma io li rispetto, anzi li apprezzo, però lo so che non durerà a lungo. Perché le donne avanzano e sono più brave di noi, riconosciamolo. Allora, il mondo ha la prospettiva e il futuro. Bene, io mi prendo il microfono con sofferenza, perché l'ascolteremo ancora molto volentieri, però credo che sia anche bene, giusto, che chiudiamo. Lo ringraziamo ancora per tutto quello che ci ha detto, grazie davvero a Monsignor Pero di questa sua presenza, di tutto quello che ci ha raccontato, di tutto quello che ci ha detto, di tutto quello che ci lascerà, perché ci faremo lasciare comunque la sua relazione. E do l'appuntamento a lunedì per l'ultima tappa. Se uscendo qualcuno già volesse iscriversi alle tavole con cui la prima parte, diciamo, della sera, lo può fare. Sapete che lunedì prossimo siamo di nuovo in centro pastorale, Viale Solferino 25, e cominciamo alle 7:30 con la cena, le 5 tavole. Ceneremo e condivideremo, diciamo, l'esperienza con il Centro di Aiuto alla Vita, il CAV, con l'esperienza del carcere, con un volontario che ci parlerà di questo, con la comunità di Sant'Egidio. Un quarto tavolo è il CIAC, il Centro Immigrazione,
Aiutatemi. Sì, ce l'ho da qualche... Va bene, dopo verrà in mente. E il quinto tavolo è il Pozzo di Sicar. Ci possiamo iscrivere adesso, chiediamo un contributo di 5 euro per la cena. Dopo la cena ci sarà la preghiera con cui chiuderemo anche quest'anno questa nostra 3 giorni, diciamo così. A questo punto davvero grazie di nuovo a tutti noi, buonanotte e quindi arrivederci, anche con Monsignor Sudar, ci rivedremo, o qui o a Sarajevo.